Salve ragazzi, sono Kata e sono qui con un nuovo video, un nuovo unboxing. Unboxing. Ciao. Come potete vedere qui siamo su con Borderlands 2 Deluxe Vault Edition. Vabbè, Hunter Collector Edition, che volevano farlo un pochino più lungo e quindi hanno aggiunto altre cose. Ecco qui il nostro bel paccone, vabbè, abbastanza grande. Mettiamolo a confronto. Stessa altezza di un CD, tra l'altro Borderlands, diciamo è abbastanza grande, anche se io non diciamo che questa qui è la mia prima limited. Quindi cominciamo a vedere gli angoli, diciamo le parti laterali, cioè in inglese me l'hanno spedito giusto oggi da amazon.it, doveva arrivare il 25, invece è arrivato già oggi, quindi una buona cosa. E in inglese, come si può leggere, qui ci stanno le varie impostazioni che non riesce a mettere fuoco. Ecco, ok, giriamolo. La parte di dietro abbastanza figa, con tutti e quattro i nuovi personaggi. E poi queste sono le cose che sono contenute qua dentro. Ok, andiamo a spacchettare. Cercherò di fare tutto con una mano, perché con l'altra sto mantenendo il telefono, che non ho una videocamera, quindi lo devo registrare con questo. Vabbè, era abbastanza facile da aprire. E ora mi alzo, qui possiamo vedere il logo di Borderlands. E vediamo cosa c'è dentro. Allora, prima cosa togliamo questo perché non c'è un bel niente. Bellissimo. Niente. La fabbrica spaziale, yeah. Farò un video pure su quello, penso. Comunque, che cosa vogliamo cacciare prima? Questo è l'add-on per dovrebbe essere il premium, cioè per quelli che lo hanno ordinato prima. Add-on content. E c'è pure il codice che non andrò a farvi vedere, però c'è tutto. C'è scritto un sacco di roba, vediamo se c'è pure in italiano. Eccolo qua. Istruzioni per il download. Vabbè, ci sono istruzioni. Personalizza. Aspetta, dove sta? Facciamo un zoom. No, ho sbagliato. Ok, non mi riesco a regolare. Bene. Personalizza il tuo eroe di Borderlands 2 con questi costumi e teste. Disponibili nell'edizione da collezionisti deluxe, cacciatori della cripta. Nell'edizione limitata cassa di bottino definitiva. E non dimenticare la granata Contraband Skyrocket. Ora corri a divertirti. Yeah. Bene. Ora che estraiamo questo, che ora faccio un po' di spazio. Posso un po' di cose, ma lo butto. E apriamo questa mappa. Qua abbastanza, vabbè, no, forse è normale. Ora ve la avvicino giusto per farvi vedere. Eccolo qui il poster con le varie zone, le Ashes, Aglands, Dead Sands e poi Frozen Asbestos. Vabbè, poi c'è anche l'Arid Nexus, che non so, Pandora, Northwest Coast, e dietro non c'è nulla. Da parte, ora cacciamo. Che altro c'è? Questo. Bello bello. Questo è il mio primo artbook, quindi è bellissimo. Non riesco a farvelo vedere, però è, diciamo, come si dice? Impresso, possiamo dire. Il nome Inside the Vault è fatto veramente bene. Cioè, i materiali sono buoni. Con scritto Opla. Inside the vault, the art and design of Borderlands 2. Ora andiamo a sfogliarlo un po'. Vabbè, non farò vedervi tutto perché sennò dopo succede che vi spoilerò la trama. Spoiler. Questo è Handsome Jack. Borderlands 2, ecco qua. Bellissimo.
Bellissimo, bellissimo. Qua ci sono varie torrette, varie armi, Marcus, scooter, che poi andremo a scoprire magari più in là. Bandit Technical, questi sono i banditi. Stalker, che sono nuovi mostri. Survivor, poi beh, questa è molto bella. Ora non so se si vede bene, c'è il riflesso. È veramente molto bella. Comunque, poi altre immagini. Poi loro che progettano il gioco. Questo è Claptrap, eccolo qua. La gearbox, vabbè. Veramente ben fatto. Quante pagine sono che non le ho letto qua. Sono 159 pagine, quindi abbastanza grande. Poi ci sono, beh, c'è il gioco che però andremo a vedere dopo. Degli adesivi molto molto utili, so, che tutti quanti penseranno di attaccare 2K. Vabbè, il simbolo di Borderlands, ok, però questo qua è inutile, cioè non ho Minion on board e il simbolo di Borderlands. Ora eccolo qui il gioco, versione cartonata, ed è veramente bello con i contenuti aggiuntivi. Borderlands 2 in rilievo, anche la parte di fianco è veramente ben fatta, e poi in inglese. Spero che anche il gioco non sia in inglese, cioè vabbè, vedremo dopo. Ok, ora stoppo un attimo. Ok, eccoci qui con il gioco che ho scartato in scarta, vabbè, ho tagliato la parte in cui scartavo, e ora però lo devo cacciare fuori, ecco, cacciato fuori, yeee, vediamo se questo c'è qualcosa, no, vabbè, una cosa bella però. Borderlands 2, A New Era of Shot and Load, vediamo se si può leggere, vabbè, in inglese, quindi, benissimo, è in inglese, benissimo, che bella cosa. Che bella cosa, bellissima. Vabbè. Ok, non si vuole aprire. Si vergogna. Eccolo qua. Il gioco. Facciamo un autofocus. Il gioco che gira. Lo alziamo. Se ci riesco. Eccolo. Salve. Erson Jackla, no, non so come si chiama. Dietro poi c'è il gioco, c'è la cosa, il manuale è bellissimo, cioè ci sono quante pagine? Contiamo assieme le pagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finito. E poi c'è XCOM che non so quando uscirà. Quindi 7 pagine in inglese. Non si capisce un cazzo. Comunque questo è il Premier Club per chi ha comprato la versione figa. C'è scritto tutto quanto e c'è anche il codice che non vi faccio vedere. E poi c'è la parte di dietro di Borderlands, veramente bella. Lo faccio vedere anche di qua, ok? Dove dovrò rimettere tutto a posto perché sarà tutto là, ma lo butto anche questo. E ora passiamo all'ultimo pezzo. Ora non c'è rimasto più niente. Ed eccolo qua, l'ultimo pezzo, sto tizio, che sinceramente io non so perché, vabbè, è Marcus, quello che diciamo vi vende le armi al primo gioco, e sinceramente non so perché hanno messo lui, cioè potevano mettere, che ne so, Brick, incazzato del primo, oppure Salvador del secondo, Lilith, che facevano molto bene se mettevano Lilith. Comunque, non si riesce a aprire questo, è incazzato, e dai. Dai, su, apriti. Dai, apriti. Dai, apriti. Ok. Scusate, ora. Finalmente. Si è aperto. E lo apriamo. Ok,
Eccolo qui. Scusate per tutto sto macello. Questa è la scatola. Marcus, che sta scritto Marcus a fianco. Marcus, 2K, Gearbox e tutto quanto. E questo è il tizio. Mi pesa. Vabbè, questo si può buttare, ok. E ora vediamo il tizio. Che si agita. Ciao. Ok, basta fare il coglione. Comunque, lo metto di qua. Anzi, mo mi faccio un piccolo riepilogo di tutto quanto. Quindi c'è Marcus, il CD. Vabbè, il CD che ora lo reinserisco e che lo andrò a provare tra pochissimo. Eccolo qua. È Deluxe Fund, tanto questo lo devo estrarre. Quindi c'è il CD e la versione, la protezione, diciamo la versione cartonata. Scusate se metto le dita davanti. Ok, c'è il CD, l'artbook, veramente bello, poi le quaglie adesivi inutili, un contenuto speciale, ma di contenuti speciali, e poi la mappozza, veramente grande, sì, per l'istante. Vabbè, tutto contenuto in questo affare. Bene, questa scatola che ora possiamo buttare. Oddio, no, meglio di no. Comunque, io ho pagato questo, tutto questo ambaradan. Beh, potevano farlo meglio almeno. Cavolo. Bruttissimo. Ciao. Aspetta che faccio... Non ti muove, ciao. Ok. Io ho pagato tutto questo qua, tutto questo, ben 78 euro, se non sbaglio, da Amazon, e sembra, tenendo conto che solo il gioco in altre catene di videogiochi costa 70, quindi possiamo dire che aggiungendo 8 euro mi sono portato a casa questa statuetta, non è che tanto figa, vabbè. L'artbook veramente ben fatto, e poi tutti gli altri contenuti aggiuntivi. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, magari, vedi, vi è piaciuto il video? Sì. Vi è piaciuto il video? No. Già stai impazzendo, bene. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, magari alla fine del video aggiungo anche un trailer, oppure, sì, un trailer. E ci vediamo al prossimo video. PEGI 18. Non posso permettere che degli assassini psicopatici raggiungano la cripta prima di me. Non fraintendetemi, è bello che pensiate di essere gli eroi di questa piccola avventura, ma non lo siete. Benvenuti su Pandora, amici. Fai a essere ancora vivo, cacciatore? Come? La cripta che Jack cerca non è una prigione aliena o una riserva di armi. È un essere vivente. Un antico guerriero eridiano, abbastanza potente da distruggere la vita su Pandora. Farà male. È questo che non capisco di voi cattivi. Sapete che alla fine vincerà l'eroe, ma non crepate in fretta. C'era una New Haven, no? Jack il Bello ci ucciderà tutti, a meno che non lo fermi.